amiche ed amici sportivi di Tipo Sorrento Web, salve a tutti. Stasera, per l'ottava puntata del nostro consueto contenitore di approfondimento sportivo, abbiamo deciso di parlare di un'arte. Un'arte che negli ultimi anni è entrata a far parte delle discipline di danza sportiva, della Federazione Italiana di Danza Sportiva. Tale arte è la danza del ventre. Proprio in merito alla danza del ventre, le nostre telecamere hanno deciso settimana scorsa di andare a seguire il festival internazionale tenutosi a Napoli presso le Terme di Agnano, al quale ha partecipato un importante esponente di tale arte presente in costiera sorrentina. Prego la regia di mandare in onda il servizio. Belli Naples Festival con 3 primi posti, trionfa la scuola di Maria Laura Cucurullo in arte sciasa di Vico Equense all'Hotel Gli Dei ad Agnano Napoli. La terza edizione del Belli Naples Festival, un weekend dedicato alla danza orientale, il più importante in Campania e nel sud Italia. Ne ha raccolti altri, tanti stage, seminari e master con maestri nazionali e internazionali per approfondire le tecniche e gli stili di questa danza. Ospiti dall'Argentina, Saida e Yamil, che hanno partecipato in giuria nell'attesissimo contest. Tante le ballerine provenienti da tutta Italia per conquistare il podio nelle varie categorie. Prima della gara, ad aprire la kermesse, le piccole perle del Nilo di Shazanil, che hanno conquistato il pubblico con la loro bravura, portando a casa 3 primi posti in 3 categorie diverse. È stata una vittoria inaspettata, sottolinea la maestra di Vico Equense, Maria Laura Cucurullo, in arte Shazanil. È la prima volta che decido di far competere le mie allieve. Mi hanno fatto piacere la vittoria, ma al di là dell'esito positivo voglio ricordare alle ragazze che partecipare al Festival della Danza del Ventre di Napoli ha rappresentato un momento importante. Il confronto con tante altre ballerine e soprattutto essere giudicate da 2 artisti mondiali come Saida e Yamil, spero abbia fatto nascere ancora di più la voglia di imparare a studiare. Rieccoci in studio. Allora è giunto finalmente il momento di far entrare nei nostri studi la famosa Shaza. Prego Shaza di entrare in studio. Ciao, come stai? Ciao, buonasera, bene, accomodati. Grazie. Grazie Shaza, per avermi invitato. Assolutamente, dovere. Shaza, noi settimana scorsa abbiamo seguito la tua esibizione, l'esibizione delle tue allieve presso le Terme di Agnano a Napoli. Raccontaci un poco quello che è successo. Innanzitutto sono contentissima del risultato, perché in varie categorie si sono classificate al primo posto, però al di là di questo sono contenta dell'esperienza fatta, perché il terzo festival, la terza edizione del Belly Naples Festival di Napoli è davvero un'esperienza importante per loro. In giuria c'erano dei maestri internazionali importanti, dall'Argentina c'era Saida e Yamil, famosissimi e bravissimi, e poi la grande organizzatrice Sandy Dalì davvero è stata capace di portare un pezzo di danza del ventre da parte del mondo, di ogni parte del mondo, a Napoli, e quindi per Napoli e per tutte le ballerine italiane è stato davvero un bellissimo evento, al di là dell'esito delle mie allieve, inaspettato ma felice. Eh sì, certo. Shaza, la danza del ventre diciamo non è una disciplina molto in voga in Occidente, è entrata diciamo di moda solamente negli ultimi anni, una tipica disciplina orientale. Com'è nata questa tua passione per la danza del ventre? Quando è nata? Allora, io ho 28 anni e ho iniziato a 18 anni, cioè 10 anni fa. Ho iniziato a Londra. Quindi abbastanza grande, diciamo, d'età. Non sì, hai iniziato. Ah, guarda, questa è una caratteristica che mi piace sempre ricordare, ti ringrazio di questa domanda, perché a differenza delle altre danze che come voi, come calciatori, che a 30 anni, 35 è finita, questa è una danza che aiuta le donne, soprattutto adulte. Più si cresce e più si riesce a trasmettere sensualità, e quindi più si cresce fino anche a 40-50, ci sono delle ballerine grandi che ancora si esibiscono e sono richiestissime, perché più una donna acquisisce consapevolezza della propria arte, del proprio corpo e quindi della propria danza, più riesce a trasferire al pubblico emozioni. E quindi anche c'è una ragazza che su Facebook mi ha scritto: ma io ho 24 anni, posso iniziare a ballare? Ma certo che puoi iniziare a ballare, anche a 30, 35, qualsiasi età va bene. Quindi si può iniziare sempre. Si può iniziare sempre, questa è una grande chance, è una danza che non ha discriminazioni, non discrimina le donne basse, le donne grasse, le alte, le magre, per tutte. Questo è il segreto di questa danza, e io invito davvero tutte a praticarle ovunque voi siate.
E mi stavi chiedendo dove è nata questa partita. Sì, come era nata, quando e dove. Ecco, mi dicevi che è nata a 18 anni. A 18 anni a Londra perché sono stata lì dopo le superiori. Lì sono stata per imparare l'inglese come magari tante ragazze dopo il liceo. Sì. E lì ho conosciuto nel ristorante dove lavoravo la sera alcune ragazze algerine che lavoravano con me e mi hanno portato in questo mondo arabo in cui appunto loro praticavano la danza del ventre. Ho iniziato a studiarla prima in scuola e poi, essendo una danza non codificata, sono stata in Egitto e in vari paesi arabi per studiarla. Molti seminari che ancora tuttora faccio e da lì poi è iniziata tutta una serie di cose che mi hanno portato poi. Quindi tu, da esponente occidentale, hai ballato anche in paesi arabi? Sì, in molti paesi arabi. Com'è questa esperienza? Come viene vista, ecco, la danzatrice del ventre proprio nei paesi lì dove è nata tale disciplina? La danza del ventre... C'è un rispetto verso tale... Sì, tale a differenza... Allora, per far un esempio, qui abbiamo Belen Rodriguez, che è le showgirl italiane. Sì. Lì non esiste la showgirl in TV che presenta, esiste la ballerina di danza del ventre. In ogni evento, in ogni circostanza esistono le ballerine di danza del ventre. Se fai una festa, un matrimonio, un battesimo, è importante, è fondamentale avere lo show di danza del ventre perché fa parte della loro cultura. E quindi è visto in modo differente da come lo vediamo noi qui, che associamo questo concetto di danza harem, cioè danza erotica solo per essere sexy. Di intrattenimento piacevole. Oggi in Egitto è così, ed è piacevole quando mi esibisco lì avere la partecipazione di un pubblico che va da non solo di uomini ma anche di mogli. Ci sono famiglie intere che vengono a vedere i nostri show, i nostri spettacoli, bambine che applaudono, che collaborano con la ballerina, che a differenza di qui non c'è. Perché magari è sportivo, ma allo stesso tempo anche di spettacolo. È artistico, sì. Sportivo, artistico. E qui a Sorrento come sei stata vista? Diciamo, tu sei una delle pioniere di tale arte qui in penisola. Com'è stato ecco, farti conoscere, cercare di prendere clienti, diciamo così, prendere allievi, prendere discepole che seguite. Guarda, io come prima ti ho accennato, ho iniziato questa danza a 18 anni. La mia prima esibizione è stata quando ne avevo 23 in penisola, perché avevo il terrore del giudizio delle persone, perché sapevo che questa danza era associata a danza del ventre. Un po', sai, il concetto malafemmera del paese, e quindi avevo paura, visto che avevo già la scuola e le allieve, che magari le mamme delle bambine potessero spaventarsi di fronte a questa disciplina, e quindi ero un po' timida. Poi mi piaceva, io sono perfezionista, volevo raggiungere un livello alto per portare il mio show dinanzi a un pubblico. Alla fine, da 22 anni, ho preso la decisione di farlo, perché il mio obiettivo oggi è quello di divulgare questa disciplina, che, come dicevi tu, è uno sport, fa parte delle danze sportive, ma anche una cultura. Dietro la danza del ventre c'è un mondo. Non è stato facile, infatti spesso ho ricevuto comunque delle critiche nel mio paese soprattutto, però sono contenta che dopo 10 anni fino a oggi sono i primi fan, ho raggiunto i primi risultati e molti fan sono proprio quelle persone che all'inizio mi guardavano con diffidenza, e magari tante ragazze che prima la danza del ventre non la guardavano, ora guardandomi spettacoli, video, ed è importante questo, si sono avvicinate a questo mondo, e quindi per me sono felice di questo. Chiesa, oltre a tutto ciò, la redazione mi ha informato di una novità per la tua carriera che si va ad aggiungere alla danza del ventre. Sì. Tu farai parte della nostra redazione prossimamente. Ah, sì, infatti. Mi hanno detto che curerai un programma tutto tuo. Sì, ma in realtà non sono io, è la mia sorella gemella, abbiamo detto. No, allora, al di là dei miei studi della danza, il mio lavoro passione, che è il mio primo lavoro, c'è un'altra passione che è diventata lavoro, sono giornalista pubblicista, e
quindi da 2 anni ho iniziato a presentare, a intervistare un po' come te, e finalmente ho deciso di collaborare con TV Sorrento, col nostro regista, con il nostro regista Angelo, che è giovane, divertente, Raffaele anche, con i quali davvero mi trovo bene, ci divertiamo, lo sai anche tu perché loro ora stanno dietro le telecamere, e cercheremo di fare questo programma tutto al femminile, sì, che posso dire il nome? Sicuramente. Il pianeta Venere, in cui si chiama Pianeta Venere, dedicato alle donne, a tutte le curiosità, bellezza, estetica, sport, femminili, problemi legati, ecco, ai nostri all'alimentazione, le diete, alla moda, ma anche all'attualità, alle donne intesa come mamma, figlia, a 360 gradi, quindi donna intesa come mamma, figlia, moglie, amante, donne manager, donne casalinghe, insomma, approfitto di questa occasione per invitare tutti coloro che vogliono partecipare al nostro programma a scriverci. Quindi stasera è stata la tua prima volta davanti alle telecamere di Busoranta Web? No, non è stata la prima volta, no. Sono prima ospite, ospite per la prima volta della tua bellissima trasmissione. Trasmissione, sì, in Corsera Sportiva. Però vabbè, prossimamente, quindi abbiamo detto, avrai il tuo programma, quindi i telespettatori avranno modo di vederti settimanalmente, sì, sulle frequenze della affrontando nostra tanti argomenti. Va bene, Scienza, noi ti ringraziamo di grazie essere stata qui con noi, ti facciamo un in bocca al lupo per la trasmissione, un in bocca al lupo per la tua passione e lavoro che è la danza del vento, e per tutto il resto. Ok, allora io ti ringrazio, ti faccio i migliori complimenti per grazie, questa meravigliosa trasmissione, grazie, questa hai detto l'ottava puntata. L'ottava puntata, sì. Benissimo, complimenti, e approfitto ancora di questo spazio per invitare chi, qualsiasi ragazza, signora, volesse mandare un messaggio e partecipare alla nostra trasmissione a scrivere pianetavenere@ottimail.it. Grazie. Allora, insieme ringraziamo anche il nostro istrionico regista, come ringraziamo il nostro regista Angelo, creatore di tutto, che di tutto sappi ciò, che cercherò di portarlo davanti alle telecamere, certamente, ardua, va bene, grazie, ti ringrazio Shasa, grazie, buon alla lavoro, prossima, grazie. Ringrazio i telespettatori di TV Sorrento Web, abbiamo avuto il piacere di avere ospite quindi una futura presentatrice di altre trasmissioni di tale emittente, e vi do appuntamento alla prossima settimana.